1713. Pure la Stoffi ha chiamato il giorno indietro, che voleva dire grazie. Cosa ti ha detto? Non era mai venuto. Sì, no, lei fa nulla, risposta, ma riconosce questi messaggi? Suppongo di sì, non posso essere certo. Senta, quindi vediamo la domanda che le avevo fatto prima. Lei sa come reagì Tania alla notizia del ricorso al tribunale dei minorenni? Non lo so se sono venuta a sapere o no. Non ne ha parlato del padre di questo? No, lo so soltanto che si era rivolta all'avvocato. Esatto. No, non posso, non sapevo neanche che era avvocato Sini. Paolo non gli aveva detto cosa, quali erano le richieste di Tania? No. Allora, se proviamo a leggere un secondo insieme i messaggi 1828. Pagina 176. No, 1828. 37, 38 e seguenti. Pagina 176. Sì, ci sta. E 38. Quanto valgo? Da 8.838 a seguire. 8.838. Sì. Quando va a Bomalast? Domani. Perché c'è qualche novità? Lunedì si incontrano a Viterbo. Ah, allora vanno dal legale, penso anche io. Da martedì qualche cosa cambia. Io attento con ansia, buona cena. Se andava la strotta sola il legale poteva non capire che non sta bene, ma se vanno in due la strotast, lui dirà che sono malate di sicuro. Poi, 8.869. 879. È molto incazzata. Domani le faccio la sorpresa, la porto io a Viterbo. E cosa ottieni con questo? Vedo dove va. E sicuramente se ci sono io non ci vanno l'avvocato. Fai come penso giusto. E perché no? Perché se ci vanno, ci vado anche io. E poi li faccio perdere tempo e non ci vanno. Se voglio fare lo sponso, dovresti sapere questo. Prima parla con la bionda, se fai bene andare dal suo avvocato anche tu. Certo, domani mattina la chiamo, certo che lo so, ti fermi a prendere il caffè con la benzina, con le sigarette, bravo, non fare di testa tua. E poi c'è Elia che si invoglia, sai quanto ci vuole per decidere un giocattolo, 2 ore, e poi la macchina non parte, fa sonno. A che si riferiscono questi messaggi? A quanto sa fare bene stronzo? In che modo voleva fare? A perdere tempo, se lo accompagnavano due a Viterbo. Perché voleva perdere tempo? Per quanto ho capito io, perché lo volevo fare così, per non andare dall'avvocato. E poi dopo quando c'è andato dall'avvocato? Non lo so, non me lo ricordo se è andato, penso che sì. Se vogliamo leggere il messaggio 9.249. 9.249. A pagina 184. Allora, ha parlato con l'avvocato della Stoffi. Lei vuole la figlia e il mantenimento solo per la figlia. Non le ha detto di cosa mi accusa, ma i 5 si vedono. Io e lei ci vediamo, o lunedì sera o martedì mattina. E tu cosa vuoi fare? Le ho detto che prima te lo puoi mettere. Chiamo o scrivi a quell'amico di tuo fratello per sapere se è disposto a mettere per scritto quello che sa, o se meglio ancora può venire qua. Ah, quindi la Stoffi è andata dall'avvocato. Vuole solo la figlia, lo sappiamo noi come lei lo vuole, vuole solo i soldi, sia la figlia anche i soldi di famiglia Esposito. Sono messaggi tra lei e Paolo? Sì. Quindi lei sapeva cosa voleva Tania e Tania era andata a lavorare? Sì.
Sì, ora me lo fa ricordare, sì. Quindi Tania va a coprire la bottiglia e il mantenimento della figlia? Sembra di sì, così. Come mai lei, a chi l'ha visto, ha detto il 5 luglio che Tania non gli pregava niente della figlia? Ma non lo ricordava neanche di tutto questo, fino a una settimana fa. Neanche ora non lo ricordo tutto con esattezza. Andiamo avanti. 9258. L'amico di mio fratello, cosa deve dire? Non la conosce neanche. Mi chiedo scusa, non vi... 9258. L'amico di mio fratello, cosa deve dire? Non la conosce neanche, la stronza. Chi è questo tuo fratello? Un amico di mio fratello, non mi ricordo di chi parlo. Che cosa ne doveva dire? Cosa doveva venire a dire? Non lo so. Se non era neanche tanto importante, visto che mi ha dato il discorso avanti, non ho minima idea. Va bene. Visto che lo dico anche che non la conosci, quindi. Senta, Paolo, era solito alzare le mani in famiglia o su Tania? No. Non era un tipo che menava? Tipo violento, no? No. Ma lei era menata? Sì, mi ha dato più di una volta. Mi ha schiaffi, intendo. Come immagino era un tipo che menava e ha dato gli schiaffi più di una volta? Perché gli ho fatto perdere la pazienza. Ed era questo anche in presenza di mia mamma. In presenza di sua mamma? Sì. C'era un giorno, era un litigio tra me, la mia mamma e la mia sorella, che infatti dopo mia mamma è andata a stare a Orvieto, era all'inizio di... insomma era 2004. Quando lei non stava a grado? No, non stavo a grado, stavo a questa zona all'epoca. E infatti è un litigio tra me, mia sorella e mia mamma. E come io avevo esagerato, Paolo mi ha dato due schiaffi e mi ha tirato per un giubbotto, se non mi sbaglio. Soltanto in quell'occasione? O in più occasioni? Qual era la domanda? Se l'ha menato soltanto una volta o più volte, Paolo? Menare è un... cioè... alzare le mani su di lei. Non la si spara. Altro non me lo ricordo. Perché lei, se vogliamo leggere il messaggio, 1156. Messaggio? 1156. Pagina 24. Due volte ha alzato le mani. E si vede che la seconda volta non era così pure da ricordarsela, non me lo ricordo. Senta, nel 2008-2009 voi eravate ancora il progetto di aprire insieme la famiglia? Nel? Sì. Nel 2008-2009. No, cioè se lui ci riusciva a aprire la casa di riposo, penso che doveva essere aperta entro la fine dell'anno, massimo 2008 se non sbaglio, perché i lavori dovevano iniziare nel mese di ottobre, settembre. Senta, lei prima ci ha detto che Paolo voleva riunire tutta quanta la famiglia, voleva far lavorare tutti quanti insieme perché lui è bravo. Vuole venire tutta quanto la famiglia. Sì, ogni tanto mi passavano queste idee. E ce l'aveva ancora nel 2008? Non lo so. Lei ha prestato i soldi a Paolo? Sì. Quanti? Quasi 10.000 euro. Perché? Gli servivano. Perché? Per chiudere un suo prestito che avevo preso in precedenza, per chiudere quello e per prendere una più grande e per aprire la casa di riposo. Sì, non me lo ricordavo. Quindi nel 2008-2009 ancora c'era il progetto di questa casa di riposo? Sì, nel 2008 sì, perché era
Niente, l'ho dato la mia tessera del banco, ma te basta. Lei si è fatta accreditare i soldi sul suo conto. Sì. E poi ha dato a Paolo la tessera del banco. Sì. Paolo l'ha utilizzata questa tessera del banco. Sì, doveva prelevare i soldi che servivano per il sito IVA, infatti quello che era poi accaduto. Senti, come mai hai dovuto fare un prestito a Paolo? Paolo non lavorava? Dodo sì. E come mai gli ha preso lei il prestito, non lo poteva prendere Paolo? Questo non l'ho chiesto, credo. Cioè, sicuramente mi aveva dato la spiegazione, ma ora non ricordo. Ma no, sa perché? Perché lei più volte, nell'intervista sempre a chi l'ha visto, sostiene che Tania, l'unico obiettivo di Tania fossero i soldi, che Tania gli dava i soldi, si voleva far mantenere. Allora io mi chiedo, un uomo che fa prendere un prestito dall'amante, ventenne, come fa a mantenere? Quale può essere l'obiettivo di questi soldi? Beh, l'obiettivo di questi soldi era per aprire un'attività. No, come avrebbe potuto mantenere Tania se non era in grado neanche di avere i soldi per sé? Qua si trattava di una somma immediata che gli serviva, una quindi somma alta. L'ha utilizzata subito questa somma alta, Paolo? Lui mi ha detto che serviva subito perché c'erano dei progetti e poi lo dovevo prelevare, se non sbaglio. Lei aveva l'estratto conto, no, del suo banco, perché anche sì, se la carta... perché lui gli ritirava ogni giorno la possibilità quanto si poteva ritirare dal banco. Ma... E quindi allora non serviva una somma alta tutti insieme, perché altrimenti... No, allora io gli volevo portare i soldi liquidi, però insomma non hai paura di venire in treno con 10.000 euro in tasca, insomma tu me lo dai al banco, ma te, così esistono, sono dato. Esistono anche bonifici bancari? Dai. Sì, la prossima volta sarò più informato, non... È la prima volta che ho aperto un conto corrente, quindi non sapevo di queste cose. Tania lavorava? Sì. Si manteneva da sola, quindi? Questo non lo so, lo so che lavorava. E Paolo? Anche lui. Lavorava? Sì. Allora perché? Perché si è perso con lei? È la seconda volta che le parlo questa domanda. La risposta che implica considerazioni. E poi come la spesa? Senta, lei aveva rapporti con il genitore di Paolo? Con il genitore di Paolo? Sì. Da quando? Come sono iniziati? Beh, quando sono arrivato ovviamente li ho conosciuti anche loro. Poi c'è stato un periodo in cui ci siamo parlati per circa 10 mesi. Come mai? Avevamo litigato, il motivo non lo ricordo qual è. Sempre nel 2007, prima o dopo di partenza, perché in questo messaggio visto che si parla di 8 mesi, poi si può fare il calcolo. E poi come avete fatto? Come siete avvicinati? Niente, telefonando ogni tanto, al telefono parlando, si era calmato tutto. È stata al mare insieme al signor Esposito Paolo e Erika? Insieme a loro no. A parlare Paolo e Erika ha detto. Paolo e Erika è il genitore di Esposito. Paolo è il genitore di Paolo, sì. Sì, noi non siamo andati al mare, se ci siamo incontrati lì. Sì. Comunque stava in frequenza male, quando lì lei incontrava il genitore. Io li ho incontrati perché sapevo che erano lì al mare, quindi io anche sono andata a parlare. No, perché anche io avevo le ferie, ho fatto le mie vacanze e ho scelto fare la stessa località in quanto erano lì, quindi così mi sono approfittata anche di lei. Quindi lei contemporaneamente vedeva Paolo, Erika e il signor Esposito? Soltanto in quell'occasione? Io le ho chiesto se lei nel 2008 frequentava
insieme il signore sposo Paolo e Erika. Solo nell'occasione della vacanza, basta. In che senso? Lo voglio citare? Che i signori sposi, cioè i genitori di Paolo, li ho visti soltanto quando eravamo in quel posto balneare, non ricordo come si chiama, Bellaria. Bellaria. Bellaria di Chiamati. Scusa, come ha festeggiato il suo compleanno del 2009? È il mio compleanno del 2009? Marzo 2009. Ero al lavoro. Non era a casa dei signori sposi? No. Non ha festeggiato con loro? No. A Pasqua del 2009? Sì. Quindi perché ci c'era questa tanta cavalleria? Come? No, chiedo scusa, anche su questo. Lei mi ha chiesto nel 2009? La domanda è stata nel 2009. Ah, io le ho chiesto se lei per l'occasione frequentava normalmente i signori Esposito, Paolo e Elia. Lei no. Ha detto, solo in quell'occasione ho visto signore Esposito. Allora, e anche Erika. E solo in quell'occasione, cioè solo quando sono andata al mare, loro erano già lì, perché io sono arrivata qualche giorno dopo. E non eravamo in un albergo distante, perché quando eravamo nello stesso albergo, eravamo in alberghi distanti. Io le ho chiesto se lei comunque, in quell'occasione, ha frequentato insieme questo pezzo della mia gente. Sì. E mi sono detto, dov'è la domanda? No, era un'opposizione. No, la signora ha detto, solo nel 2008 visto il mio risposto, a te io l'ho chiesto, è passato nel 2009, lei dove è stata? Allora, mi ha risposto. No, io allora le chiedo scusa perché io avevo capito se nell'anno 2008 io l'ho visto, io detto, solo in quello. Io avevo capito così che nell'anno 2008. Ah, allora le chiedo scusa perché io ho capito nell'anno 2008. Quindi io in anno 2008 l'ho visto una volta e poi la Pasqua 2009. E abbiamo fatto anche un Natale, sì. Quale? Il 2008. Di Paolo sapevano che lei il cane aveva litigato? Sì, in quanto non frequentavo la casa. In quanto non frequentavo la casa di Tania. E sapevano, avevano conoscenza del motivo per il quale lei, Tania, aveva litigato? No. Però mi scusi, lei prima, quando io le ho letto la trascrizione di quelle registrazioni, lei mi ha detto sì, loro sapevano. È quello che diceva Tania, però a me e Maria non mi ha mai detto. E quando si trattava di, cioè quando toccavamo il discorso, io sempre cambiavo l'argomento perché non volevo parlare, quindi lei cioè, non Maria mi costringeva. Era, chiamiamo la suocera, anche se non erano niente sposati, non le ha mai chiesto come mai lei non parlasse con sua sorella e avesse litigato con sua sorella? No, perché quando si avvicinava al discorso io cambiavo il... Io lo cambiavo quando lei avevo capito che non volevo parlare e non insistiva. Però Tania non diceva a Maria. Questo non lo so. Abbiamo letto nelle conversazioni delle scusa, c'è l'opposizione. Io credo che la rilevanza, con tutto il rispetto per la parte civile, ma credo che stiamo girando intorno a me stessi con domande che sono assolutamente rilevanti. Posso fare un'opposizione, ma per scusare, poi dopo probabilmente anche ragionamento. Però stiamo facendo delle domande che credo che con l'oggetto della causa abbiano ben poco a che partire. Pertanto io chiederei che queste domande non siano ammesse, perché stiamo continuamente dicendo quello che diceva Maria a Tania, che diceva che avrebbe detto Tania, abbiamo messo le conversazioni. Cioè, poi su queste conversazioni andremo pure a vedere successivamente chi ce l'avete e quando sono uscite fuori. Però, in questo momento credo che queste domande siano assolutamente inammissibili proprio perché è talmente vago e che non, no, che non... Posso anch'io dire qualcosa, cioè francamente ripeto, io ho detto che l'imputata è giusto che risponda a tutti, però entro certi limiti esiste anche un principio diciamo di sovrabbondanza delle domande. Qui l'abbiamo domandato più e più volte il pubblico ministero, la parte civile. Avevo chiesto anche, ripeto, per non appesantire troppo l'esame dell'imputata, che a questo punto temo debba essere sospeso, visto che abbiamo raggiunto l'orario indicato dalla Corte, avevo chiesto solamente un po' di moderazione.
solo al Presidente di valutarne, di valutarla in quest'ottica, non per, ripeto, tarpare le giuste aspettative della parte civile, ma per rendere il dibattimento un pochino più fruibile a tutti quanti. Ma guardi, Avvocato Scuro, questo problema lo so troppo anch'io, tanto che alla fine dell'esame vi inviterò, vi dovrò avvertire che non può essere ammesse con domande solo se riguardano fatti specifici, se siano pertinenti e utili, perché anche l'utilità rileva ai fini della missione perché altrimenti non finiremo mai. Presidente, io penso però, se mi permetti, che nell'ambito di un processo in cui comunque nel capo di indicazione si ha anche conto di un amore di quello che potrebbe essere commovente, che è un ambito familiare, sì, è di estrema importanza verificare quale fosse il contesto in cui si è svolto un certo fatto. Ho capito, però le domande hanno fatto secondo certe regole, non a volte l'esame non ha interrotto. Se noi andiamo a guardare le trascrizioni dei vecchi esami, vediamo alcuni esami condotti dal PM in tandem con l'avvocato Bruno che ha interrotto continuamente. Mi sembra normale. Ripeto, l'ho votato come indicazione, diciamo, programmatica. Interromperò il meno possibile perché, ripeto, voglio che l'imputata sia posta nelle condizioni di rispondere a largo raggio alle vostre domande. Però francamente mi sembra che ripetere la stessa 3-4 volte, poi non, diciamo, in una sequenza rapida, ma a distanza, diciamo, di tempo, e dopo averne fatte altre, ripeto, da un certo punto di vista mi può anche, diciamo, convenire, perché mi sembra che l'imputata risponda sempre nello stesso modo, però poi diventa eccessivo. Scusi, il collega ha assolutamente ragione, però credo, ed è sotto gli occhi di tutti, che l'imputata è stata la più ampia e massima garanzia per questo esame. Cioè, penso che consentire alla parte civile di fare l'esame nel modo che ha ritenuto più opportuno, corretto o sbagliato che sia, con tutte le garanzie dell'imputata, alla quale è stato sospeso l'esame venerdì perché gli SMS non erano stati letti, è stato consentito di fare l'esame il giorno dopo, avevamo programmato l'esame dell'imputato un giorno e dell'imputato l'altro giorno, e sono 3 giorni che siamo andati avanti con l'esame fuori, quindi credo che questo sia solo la garanzia dell'imputata, che se ne voglia dire non tra di noi. Dare considerazione, non percorrere temi affrontati più volte. Sì, Presidente, l'unica cosa. Prescindere da valutazione, non altri che possono indicare valutazione. No, quello adesso non ha ragione. Lei sa che i genitori di Carlo Esposito si sono abbassati alla volontà di non rispondere, quindi siccome in ambito familiare purtroppo il tema dei rapporti anche dei genitori di Carlo Esposito, se volevano, ce lo dicevano, li dobbiamo indagare anche gli imputati. Anche il sabato successivo? No, perché mi era sembrato di capire. No, era solo per sapere, per noi, per organizzarci. L'esame di ala e basta. Sì, va bene, lo sappiamo. Ma anche ma dopo le assemblee esposte. Traduzione degli imputati, adesso la spieghiamo in piano, che io vado proprio in traduzione, per la prossima udienza, alle ore 9.
Grazie.